Ciao a tutti e benvenuti in questo breve video dove parleremo dei modelli di scena. Volete un metodo veloce e semplice per posizionare più prodotti in un ambiente costante? Allora l'utilizzo dei modelli di scena introdotto da Keyshot 2023 è lo strumento ideale. Iniziamo quindi dalla schermata di avvio di Keyshot, anche apribile in ogni momento cliccando W da tastiera. Troveremo la scheda Nuova scena e all'interno tutti i modelli di scena di default che Keyshot fornisce con l'installazione, più eventuali modelli da voi caricati. Al momento i modelli di scena visibili sono il grande, medio e piccolo, più un modello di avvio tradizionale. Apriremo ora il modello grande per mostrare l'utilizzo di questa nuova funzionalità. Con il modello aperto noterete che abbiamo una camera già preimpostata e bloccata di default e che è presente anche un box blu per sottolineare dove andrà posizionato il soggetto all'interno della scena. Questo ci darà un senso della scala del modello che andremo a utilizzare. Vedremo anche che il box è posizionato all'interno di un suo allestimento di scena separato, così che andando a eliminare la spunta posso disattivarlo in ogni momento. Ora lo lascerò attivo poiché mi serve da riferimento. Per questo video utilizzerò un modello già preimpostato e salvato nella libreria dei modelli. Quindi andrò a trascinarlo all'interno della scena stessa. Una volta importato il modello nella scena, andrò a sbloccare la mia fotocamera, così da poterla orientare e vedere meglio come posizionare correttamente il prodotto. Infine, prima di lanciare il rendering, andrò a nascondere l'allestimento di scena relativo al blue box. E voilà, ecco la nostra immagine finale partendo da un modello di scena esistente. Naturalmente sarà sempre possibile attuare degli aggiustamenti nelle luci, ma questo ci dà un'idea della qualità ottenibile già partendo da un modello di scena preconfezionato. Ora parliamo di come ricreare un modello personalizzato, proprio. Qui abbiamo una scena che ho già preparato con un ambiente semplice e pulito, dove abbiamo due luci area fisiche, una sinistra e una destra, abbinate a un ambiente studio HDRI e un ground plane. Più al centro della scena un cilindro che svolge da piattaforma per il mio prodotto. Oltre a questo ho una parete di sfondo. A questi elementi andiamo ad aggiungere una camera aggiuntiva che possiamo vedere qui e che si posiziona di fronte all'oggetto. In questo caso vado a eliminare la bottiglia già presente in questa scena, poiché non deve far parte del modello, che andrò poi a riutilizzare per altri prodotti. A questo punto posso entrare nel menu file e selezionare salva modello dalla scena. Il pannello di salvataggio modello mi permette di scegliere quali elementi voglio salvare nel modello di scena, come geometrie, NURBS, camere, ambienti, stili di immagini ed eventuali studi e animazioni se ce ne fossero. Da notare che in questo file di esempio ho due allestimenti di scena presenti e posso selezionare quali desidero mantenere nel mio modello di scena che andrò a salvare. Infine non ci resta che dare un nome al modello e salvare il file. Ora nel pannello di avvio, nelle nuove scene, troverete anche il vostro modello di scena disponibile. Quindi la prossima volta che cercate un modo veloce per avere uno stage pronto all'uso, considerate l'utilizzo di uno dei modelli di default di Keyshot o sperimentate nel creare uno tutto vostro. Come sempre vi invito a contattarci se siete interessati a approfondire dei contenuti o necessitate di una consulenza specifica. Grazie e a presto!